una biosintesa sola che si conferma bestia nera, diciamo così, della Tornocallipo, che conferma i progressi, che ottiene la sua seconda vittoria in stagione in trasferta, la prima da 3 punti. Insomma, mister, non poteva chiedere di meglio alla sua squadra stasera. Effettivamente abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo giocato una partita molto attenta dal punto di vista tattico, anche perché sapevamo di incontrare una squadra affamata di punti, affamata di vittorie, e che avrebbe messo in campo tutte le carte per poter vincere. E la Tornocallipo annovera nella sua squadra giocatori di altissimo livello, quindi per noi era all'inizio una partita abbastanza complicata. Poi siamo stati bravi ad affrontarla con la calma giusta, la calma che serve per essere attenti in campo e lavorare meglio tatticamente. La squadra ha risposto bene, sono molto contento per questa vittoria. Non voglio essere retorico, ma sono molto più contento per come abbiamo giocato, perché questo significa che stiamo fissando alcuni aspetti del gioco, stiamo accumulando delle piccole certezze, e quindi questo ci fa sperare anche per il futuro. In estrema sintesi, una sola che ha vinto grazie alla relazione con la difesa e contrattacco? Sì, lì siamo una squadra abbastanza organizzata, siamo una squadra attenta, soprattutto perché tutti i giocatori in campo sanno quello che devono fare e lo fanno nel migliore dei modi. Del resto ci sono in campo giocatori di esperienza e giocatori di talento, per cui è un mix giusto e credo che oggi si è visto in campo. Mattia Rosso, capitano bandiera, ormai possiamo definirlo, di questa squadra, è un campo che vi porta bene, qui avete vissuto pagine di storie emozionanti per voi, è inutile ricordarle, pensiamo a stasera, eravate forse partiti un po' contratti nelle fasi iniziali di primo e secondo set, poi vi siete sciolti e non c'è stata partita. Sì, confermo quello che hai detto tu, è un campo che non so perché, stavo dicendo prima con Mario, ha un sapore particolare per noi e io nelle 3 stagioni in cui ho giocato a Sora abbiamo sempre fatto delle grandi prestazioni di squadra qua, e nonché poi abbiamo vinto il campionato a gara 5 dei playoff, che è stato proprio la ciliegina sulla torta. E stasera devo dire che si affrontavano 2 squadre, insomma, con una classifica un pochettino precaria, però tutte e due, entrambi insomma, con voglia di fare bene. Spesso queste partite o finiscono 3-2, molto equilibrate, con molti errori, con insomma, un po' di incertezza da una parte e dall'altra, oppure capita che ci sono delle squadre, un pochettino, una delle due un pochettino più lucide, che nei momenti giusti fanno le cose giuste, fatte bene, insomma ci siamo portati a casa questi 3 punti, siamo contenti. Io i numeri sinceramente non li so, però dal campo insomma, si respirava un'aria, le classiche partite vinte col cuore, no? Che insomma... tutti i giocatori erano ben allineati mentalmente sull'obiettivo da raggiungere, quindi per noi ci auguriamo che sia un nuovo cammino che parte da oggi, magari coincide anche con la bella notizia che abbiamo ricevuto in settimana, che torniamo a giocare nel nostro palazzetto, quindi magari voltiamo pagina da oggi e insomma abbiamo iniziato nel migliore dei modi. Sì, hanno giocato una buona partita e hanno giocato una buona partita anche tutto il resto della squadra, perché come ha detto Mattia siamo riusciti nei momenti importanti ad essere molto lucidi, qualcuno ci ha messo qualcosa in più per poter vincere in quei momenti, ogni giocatore deve mettere qualcosa in più, quindi questo è quello che è accaduto stasera. Sono contento soprattutto del miglioramento dei singoli e della squadra, e quindi procediamo per questa direzione qua. Ho visto però delle fiammate in alcuni momenti, infatti questa partita poteva essere lunghissima se in 3 o 4 momenti della partita la Callipo avrebbe preso fuoco, in realtà dopo 2 o 3 fiammate noi siamo stati bravi a contenere i loro rientri. Però poi sono rimasti un po', diciamo, lì, non hanno dato continuità a delle belle cose che hanno fatto, anche perché
nei momenti in cui hanno giocato si è vista una buona pallavolo, una squadra ben organizzata, soltanto che mi corre l'obbligo di dire che siamo stati molto bravi noi a non farli rientrare. Ma Sora crede a crescere, il progetto nostro di quest'anno. Abbiamo avuto un inizio non facile sotto tutti i punti di vista, però credo che la pazienza, il lavoro, l'abnegazione, la testardaggine alla fine porta sicuramente risultato. Io vedo questa squadra crescere, gliel'ho detto prima della partita negli spogliatoi, questa squadra la vedo crescere ogni giorno in palestra. E finalmente si è stabilizzato l'atteggiamento, si è stabilizzato il rendimento anche degli allenamenti, e questo non può far altro che giovare al rendimento poi in campo durante il campionato. Quindi noi ci crediamo a fare un girone di ritorno sicuramente molto molto più combattuto del primo. Avrete a disposizione di nuovo il vostro palazzetto, quindi il 2018 completamente diverso, perché siete in crescita. Sì, per noi è una grande spinta. Giocare a Sora è per noi una vittoria nel campionato, perché tornare in quella cornice dove tra l'altro ci alleniamo ogni giorno, ma dove tutti i nostri sostenitori potranno essere lì a bordo campo, credo che sia una spinta in più. Ma sono altrettanto contento della crescita della squadra. Questo è, credo che sia il grande successo di questa stagione. Sicuramente sì, in realtà abbiamo temuto fin dall'inizio della partita, nel senso che, ripeto, queste partite corrono, c'è il rischio che vadano molto per le lunghe, perché bastano poche azioni fatte bene da una parte e dall'altra per invertire, insomma, il senso, l'andamento del set. Sinceramente sì, perché ho visto che hanno cambiato, hanno fatto qualche sostituzioni che generalmente poi portano entusiasmo in campo e magari rompono anche un po' gli schemi nei confronti degli avversari. Infatti è stato combattuto all'inizio, però devo dire che grande merito, come diceva Mario, a noi oggi, perché ripeto, abbiamo fatto le cose giuste al momento giusto. Forse non abbiamo dato impressione di una netta supremazia, ma sicuramente di fare le cose giuste al momento giusto, di una maggiore lucidità. E poi devo dire anche che per giocare queste partite poi vai sotto contro la squadra che era ultima in classifica, in casa si rivela anche un'arma a doppio taglio, no? Quindi insomma subentrano anche dei fattori psicologici importanti. Devo dire che Vibo non è, cioè, dopo stasera non è una squadra più forte o meno forte, semplicemente una squadra che ha incontrato una giornata un po' storta di fronte Sora, cinica e precisa. Guarda, ti dico le classiche frasi che si dicono in queste situazioni: ci alleniamo bene e poi in partita rendiamo meno bene di quello che ci alleniamo, quindi diciamo che un po' fa parte del gioco, perché la squadra comunque è gran parte composta da giocatori giovani, ha la prima esperienza in questa categoria e quindi ce lo si poteva aspettare, però devo dire che comunque noi ci alleniamo, noi giocatori siamo delle macchine, nel senso andiamo in palestra tutti i giorni per allenarci e fare il nostro lavoro, questo è il nostro lavoro. Poi il risultato della domenica dipende da tanti fattori, dipende anche da un campionato d'altissimo livello che non ti perdona nulla, no? Quindi già avevamo fatto delle partite buone così, magari non con questa costanza, che ci sono costate insomma zero punti quando magari invece uno o due ne meritavamo. E devo dire che, ripeto, che stasera abbiamo fatto coincidere un po' di situazioni giuste, fatte bene, al momento giusto, e ci siamo portati a casa 3 punti meritati. Grazie a voi. Grazie a voi.